Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Prepariamoci a vivere un'esperienza indimenticabile di quelle che solo il Camp Nou può offrire. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Ronaldinho, Hierro, di forza. Hierro, il suo pallone è morbido. Allontana la minaccia. Prova il tiro al volo. Troppo alto. Tiro molto potente ma impreciso. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Pallone lungo in verticale. Pallone alto nello spazio. Si fa trovare pronto, allontana il pallone. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. È attento e allontana senza problemi. Preferisce il retropassaggio. Chance per tirare. Finalizzazione decisamente infelice. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Il Madrid ha messo subito il piede sull'acceleratore. Hanno cominciato davvero forte, grande ritmo, grande aggressività, diverse occasioni da gol. Se continua così, prima o poi la partita la sbloccano. Opta per il lancio lungo. Occhio al tiro. E il portiere dice di no. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Il portiere si oppone. Tenta di allontanare il pallone. Messi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Redondo e conquista la palla. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. E passa! Grande occasione! Qui cercherà il tiro! Buono lo stop e il tiro di prima intenzione, e purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Gioca con un pallone lungo. Pericolo! Messi. Scodella in avanti.
Prova a giocarla in profondità. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Il direttore di gara stentola il cartellino giallo. Botta. Modric. Occhio alla conclusione. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Messi. Primo tempo che si conclude dunque qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Nessun gol ancora, 0-0. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Il Madrid ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Si avvicina la porta. Grande intervento, vale come un gol. Il Madrid si salva in questa occasione. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Una scivolata abbastanza dura. Quindi prende splendidamente il tempo in scivolata. Si libera la grande. Lotta a perdere equilibrio. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Prova con la palla lunga. Cristiano Ronaldo. Riceve un bel pallone. È un grande riflesso qui. Rilega la gioia del gol, che parata! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare il mister. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. E la difesa non si fa cogliere impreparata. La toglie dalla porta. Ronaldinho cerca lo spunto per l'affondo. Prova l'incursione in avanti. Prova a metterla dentro. È attento e allontana senza problemi. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. E va a colpire di testa. Completamente fuori misura. La difesa lo ha pressato stretto, impedendogli di calciare liberamente. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere.
Xavi. Passaggio sulla destra. La palla entra in area. Passaggio intercettato. Non può sbagliare. Messi. Alla possibilità. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Ti manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, come? Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Palla vagante e insaccano. È un gol che mette una forte ipoteca sulla gara, c'è poco tempo ora. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Il Barcellona decide per un'altra sostituzione. Zero dunque. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Lungo passaggio in avanti. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Intervento chiaramente falloso. Attenzione perché era ammonito e infatti c'è il secondo cartellino. Ma che ingenuità, che ingenuità. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare. Può anche peggiorare la sua situazione. E ora dovranno giocare il resto della gara 10. Calcio d'angolo battuto corto. Ed ecco il cross. E il portiere si mette una pezza. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Il giocatore viene fermato opportunamente dalla difesa. Recupera il pallone in scivolata. L'arbitro dice che si può proseguire. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Guardiola. Messi. Va in scivolata. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Cerca di pescare il compagno col filtrante. E sarà rimessa con le mani. Il Madrid aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Alza la palla in profondità verso un compagno. Questo errore potrebbe essergli fatale. Occasione. Splendida reazione del portiere. Il pallone è dentro. E questo può essere un passo decisivo verso la vittoria. Nemmeno il tempo di rendersi conto dell'errore e la palla era già in rete. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Messi, difesa energica e decisa.
ancora 4 minuti per le speranze di tutti. Occhio, può andare. Tocca al tiro. Conclusione sul fondo. C'è la palla lunga in avanti. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno e sicurezza oggi. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Io non lo dico perché sono stato un portiere, però quando una squadra non prende gol è già un bel pezzo avanti. Oggi la squadra l'ha dimostrato. Non ha subito gol, ne ha fatti, e questo basta sempre per vincere. Siamo ai titoli di coda. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Ricambio i ringraziamenti.